Ciao ragazzi, bentornati dal vostro Nerman. Oggi, grande anteprima, andiamo a provare con un giorno d'anticipo God of War Ragnarok. Mi raccomando, supportatemi iscrivendovi al canale ragazzi e lasciando un bel like per questa grandissima novità. Allora ragazzi, prima di iniziare, subito un preambolo, non credo che faremo una serie su questo gioco, nel senso adesso facciamo una partita, ci gustiamo i primi 30-40 minuti di gioco. Però non credo che faremo una serie, questo ve lo premetto prima di tutto, prima di iniziare qualsiasi cosa, perché voglio o non voglio abbiamo un sacco di giochi che stiamo portando sul canale, c'è The Chant, c'è FIFA, NFL, NHL, abbiamo diversi serie che stiamo portando sul canale, quindi non poteva mancare sicuramente l'anteprima assoluta come God of War, però non ne faremo una serie, quindi questo ve lo dico dall'inizio, a meno che non ci sia una grandissima richiesta di gente che mi chiede di portare la serie, allora va bene, se no comunque, scuse richieste particolari, ci faremo questa partita giusto immersiva per capire com'è il gioco, per chi lo fosse indeciso se prenderlo o non prenderlo, per chi lo volesse solo vedere, insomma, diciamo che questa è un'introduzione a God of War Ragnarok. Sicuramente faremo delle live, sicuramente adesso venerdì ragazzi, ultima live probabilmente di Monkey Island, dovremmo averlo finito, poi si torna con FIFA, anche soprattutto periodo mondiale, Ultimate Team, andiamo a provare a trovare qualche giocatore mondiale perché sicuramente ci sarà l'evento mondiali 2022 e ogni tanto ci faremo anche qualche live sicuramente su God of War. Detto questo ragazzi, con il, come potete vedere, con il, la fascetta di Ragnarok gentilmente offerta dal gioco, andiamo a provare finalmente il gioco. Bando alle ciance, buttiamoci dentro, andiamo a provare e spero che godiate con me di questa poesia creata dai studios di Santa Monica. Allora ragazzi, c'è come prima cosa riassunto di God of War, che chiaramente adesso non vedremo per una questione di tempo, perché sicuramente ci sarà un riassunto di tutto quello che è il gioco scorso, però noi abbiamo giocato purtroppo non sul canale, quindi c'è comunque un riassunto totale per chi non avesse giocato il vecchio capitolo. E noi andremo a fare nuova partita. Ora ci andiamo a vedere un attimo impostazioni. Ragazzi, scusate, luci, voce e quant'altro. Siamo a mezzanotte e quindi ve lo voglio portare entro stasera, quindi entro stanotte. Quindi lo registro adesso per portarvelo in modo che per l'una e mezzo ce l'avete online, lo potete vedere quando vi pare. Allora, andiamo a vedere un attimo il gioco, il classico, ok, va bene. Vabbè, queste poi configurazioni si andranno a modificare dopo in funzione del gioco. E modalità grafica, favorisci prestazioni, qualità del, no, favorisci prestazioni perché sennò rischia pure che se magari va pure a laggare, vediamo. Audio e sottotitoli. E sottotitoli li mettiamo, e colore dei sottotitoli li mettiamo mazzaciano, dai, facciamo questa cosa giusto perché il nome del personaggio lo mettiamo, assolutamente sì. E colore del personaggio che parla, no, mettiamolo off, lasciamolo bianco. E didascalie, no, vediamo. E indicatori di direzione, neanche. E dimensione sottotitolo mettiamo predefinito, nessuno sfondo, ok ragazzi, questo dovrebbe essere al posto, a posto. Testo colore, vabbè, no, queste cose le lasciamo così, non sono molto spero fondamentali, nel caso poi lo scopriremo giocando. Questi sono i comandi, vabbè, chiaramente li dovremo un attimo riscoprire perché io non mi ricordo niente, interagisci, schiva, abilità, arma, vabbè, adesso poi li proviamo durante il gioco. Ok, accessibilità e glossario, va bene. Dai ragazzi, buttiamoci in questa nuova avventura, esperienza equilibrata. Non ci vogliamo fare troppo del male, ma neanche giocare così a un gioco dei ragazzini, no? Ok, esperienza equilibrata è sempre quello che ci vuole. Guardate che spettacolo ragazzi. Adesso già sta incazzato sempre di default, proprio lui parte così.
Ricordiamoci, ragazzi, che l'ultimo titolo è finito con Thor che ci bussava la porta. Quindi. Lui sempre Kratos, sempre un personaggio affascinante, eh? Bello cazzuto, poi grosso, bello massiccio. Poi la musica delle grandi avventure epiche. E questo sicuramente sarà Atreus che è cresciuto. Eccolo qua, infatti. Hai fame? Chiaramente Atreus lancia le frecce. Fedele condottiero. Frecciarolo. Dove andiamo? A casa. La bufera sta rinforzando. Preparo la slitta. La domanda è: dove cazzo eravamo che l'ultimo gioco è finito che stavamo a casa? Madonna, quanto è cazzuto, ragazzi. Poi in bianco e nero, ancora di più. Proprio la sua cazzudaggine, eccola qua, la nostra ascia. Sempre a portata di mano. Vediamo se ci fa prendere i comandi subito. Comunque, ragazzi, graficone, eh? Come sempre, Santa Monica fa dei giochi, ragazzi. Mamma mia. Ti aiuto. Vieni a farti i cazzi tuoi. Cresciuto un botto Atreus rispetto al vecchio gioco. Sei pronto? Sentite le colonne sonore, cioè sembra proprio un'avventura, sembra un film, proprio una cosa speciale questo gioco, veramente. Ok, si parte subito. Ok, subito i cani in slitta. Eccoci qua, pronti via. Spero che Fenrir abbia dormito. Forse mangerà quando arriveremo a casa. Molto malato, Atreus. Lo so, ma ieri stava un po' meglio. Finché non è peggiorato. Ecco. Se continuo a mangiare, non mi arrenderò con lui. Spero di capire la cazzo di strada qua perché non mi sembra molto. Ok. Pure. Sentito? Sì. Un falco. È No, vabbè, mica si inizia subito a menà. lei. Ma che se parte Mi subito con le cerchia, non è botte? lontano. Sta in guardia! Ma che se parte subito a menasse? Vaffanculo un po'. Vai, vai, fuggi. Subito energia, Non si arrenderà ovviamente. così facilmente, vero? Non lo fa mai, Eh, sta infatti io penso attento. manco io. Aia, spaccavo tutto. Eccola. Oh, a bella. E dai un po'. Preso. Ok. Neve. Allontaniamoci da lei. Ci sto provando. Bellissimo che gli rimane pure la neve addosso. Vola.
Gli alberi stanno cadendo. Capito, che famo noi? Ci passiamo sotto. Ci proviamo a passare sotto. Bello, ragazzi, iniziamo subito a palla proprio. Io non voglio combattere. Oh, dai. No, perdendo la presa. Dai, non abbiamo più energia, tra l'altro. Cioè, subito così, io. Tieniti forte, il cerchio di protezione è vicino. Ma secondo me morimo, ragazzi. Secondo me ci morimo subito, subito, eh. Anche perché non ci fa recuperare energia. Freya, non siamo tuoi nemici. Freya, fermati. Aia. No. Dai. Dai. Non costringermi a farlo. Dai, su. Aia. Questa volta la cricca in bocca hai presa te. Ciao, amica mia, se siamo visti, noi se ne andiamo, eh. La domanda soprattutto è: chi cazzo è questa? Questa è la domanda principale. Veloce! Forza, forza, forza! Siamo dentro al cerchio. Uff, è fatta. Mamma mia, ragazzi. Partita a cardiopalma. Specchi, svanna. Un attimo, pensato di morire lì per lì, diciamo la verità. Pensavamo di... Scusa se non l'ho colpita. Non volevo che la colpisse. Ma guardate i titoli, che spero spettacolo. Che le hai salvato la vita. Un film a sto gioco. Non può lasciar perdere. Già. La morte di Baldur deve aver dato inizio al Fimbulwinter. Non ha mai smesso di nevicare da allora. Pensi che le cose miglioreranno? Un giorno. Forse. Ma il peggio deve ancora arrivare. Dobbiamo essere forti. Ecco. Pensando che ci aspetta Thor, non la vedo benissimo. Ok. Siamo a casa? Faccio io. Eh sì, direi proprio di sì. Chiamo il cancelletto innevato. Prendo il cervo. Ah, ci ha preso lui. Adesso aspetta a te, dicevo. Mangiate. Ah, proprio così, lo lasciano loro. La bistecchina ce la potevamo pure fare, però. No, la vedevo proprio male male. Ok, ragazzi, siamo in possesso di Kratos. Vediamo come. Cerchiamo di vedere. Zone limitrofe, cercare di capire. Ai movimenti sono molto molto simili, forse uguali al capitolo precedente. Ci sono altri cani, uno dei due dovrebbe essere quello malato di cui parlavano prima. Andiamo a vedere, cerchiamo di salire. Graficamente, ragazzi, non, nulla da dire. Non lo sento. Mi saluta sempre. Atreus. Fenrir, stai bene? Ah no, non era uno di quelli allora. Eccolo là. Questo sta a morire. Sono qui, bella. È tutto a posto. Lo so. Mi sei mancato anche tu. Cucciolo. Dov'è il cibo? Hai fame? Forza, bello. Devi mangiare. Mangia. Che c'è? Troppo grande?
pesciolone. Così si fa. Bellissimo. Bravo. Niente. Atreus, il momento si avvicina. È meglio che ti prepari. Sta morendo, ragazzi. Per cosa? Brutta roba. Mangia ancora, lui vuole vivere. Sta morendo. Madonna, ragazzi. Sei un bravo lupo. Coraggioso. Veloce e forte. Ma ora devi riposare. Ok? Capirai. Starò bene. Lasciati andare ora. Devi lasciarti andare. Madonna, ragazzi. Sofna. Ufra. Adesso. Sofna. Edan. Sofna. 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 Mamma mia, ragazzi, comunque inizia proprio così, eh. Magone a 3000. Mamma mia. Ci addestriamo. Cosa? No. Ora è notte fonda. La notte non ferma i nemici. Anche questo è vero. Perché? A che scopo? L'unica cosa che facciamo è addestrarci. Ma non basterà. Non possiamo nasconderci in eterno. Aia, nuova cazzata. Noi non ci nascondiamo. Ci prepariamo per una battaglia per cui non siamo ancora pronti. Ora va. Non c'è più tempo. Per le profezie, il film of Winter conduce alla Ragnarok. La guerra è vicina. Qualunque cosa si suppone che faccia, Loki dovrebbe farla ora. La mia storia non finisce in questo bosco. Dovrei essere laggiù, a scoprire chi sono io, chi è Loki. Non permetterò che tu vada a litigare con gli dèi. Io non voglio litigare con nessuno. Io voglio solo risposte. E se dovessero portare alla guerra con Asgard? Forse mia madre lo voleva. Noi non sappiamo cosa volesse. Così non lo sapremo mai. Madonna, comunque. Neanche cazzi già da piccolo, da grande ne è migliorato. Senti. Posso stare un momento con Fenrir prima di seppellirlo? Subito emozioni a raffica, ragazzi, proprio all'inizio. Mamma mia. Purtroppo quando te muore un animale è sempre così, arrivi proprio male male. Ecco, quest'altro legge col cucchiaio. Beh, la riconoscerei ovunque quell'espressione cupa. Ti va di dirmi cosa è andato storto? Il lupo è morto. Oh no.
Non Fenrir. Il ragazzo come l'ha presa? Male. Non bene. Va a seppellirlo. Oh, cavolo. Ok, fratello. Buonanotte. Cosa spegne le candele con le mani? Capirai. E se dorme. Come al solito partiamo belli nudi all'inizio, senza armature, senza niente, ovviamente. Giustamente se sogna la moglie. Ah, si è fatto giorno. Ottimo. Kratos. Ah, no, è un sogno, è un sogno. Vuoi venire con me? Andiamo. Fai. Sei pronto? Cammini come se portassi i Mir sulle spalle. È la tua caccia. Io ti seguo. Va bene, brontolone. Ucciso da poco. Almeno non ha sofferto. Dovrei decifrare i tuoi borbottii. Dimmi cosa pensi. Era un predatore. Un lupo, sì. I predatori uccidono. È così che va il mondo. Le tue sono parole false. Avvicinati lentamente. Va tutto bene. Ah, è un lupo. Vogliamo aiutarti. Vero? No, no, no! Avanti. Il lupo malato che era fuori dal cerchio è riuscito a entrare. Come avevo previsto. Dovevamo agire. Non ci riguardava prima. Ora sì. Un problema non deve diventare affar nostro solo se ci entra in casa. E anche questo potrebbe essere saggio. Se possiamo limitare i danni che può causare, dovremmo fare qualcosa. Perché nasconderci e non agire? Noi non ci nascondiamo. E te è un passo mio e sei dei suoi. Ovviamente deduciamo che lei sia una dea. Devo occuparmene io? Anche perché, insomma, spostare un tronco così, sai, non è una cosa di tutti i giorni. Bravo. Sorda. Di qua. Fai. E scappa. Fai. Fai. Me puzza. Fai! Rimane poco tempo, amore mio. E c'è molto da fare. Ci tua. Fratello! 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 Avevo detto che sognava. Ha fatto belli cubetto.
È per questo che gridavo. È andato a seppellire il lupo e non è tornato. Ecco. Non sarà lontano. E mo so cazzi. Allora, lui stava lì. Rintraccia Atreus. Allora ragazzi, ah amici, vedete qua abbiamo la lista di personaggi scoperti fino adesso. È passato troppo tempo da quando Feige ci ha lasciati e abbiamo sparso le sue ceneri dalla cima più alta di Jotunheim. Chiaramente Feige era la moglie a questo punto, l'avevamo dedotto, ma... Un viaggio che lei aveva pianificato e per il quale nessuno di noi era pronto. I miei sogni hanno come protagonisti lei e tempi più semplici in cui... Stare insieme era sufficiente. Il mio compito era solo di occuparmi di nostro figlio, ma ho ancora tante domande da farle. Sono tante le cose che ancora non capisco. Vedo barlumi di lei in Atreus e mi fanno sorridere, ma mentre cerco di guidarlo lungo il suo cammino, le stesse domande mi attanagliano. È concentrato su chi diventerà e anche se è semplice o più difficile tenerlo vicino. Anche se è sempre, scusate, più difficile tenerlo vicino. Sono grato di poter continuare questo viaggio con lui per ora. Poi si vede. Ferir, il lupo si indebolisce sempre di più, Atreus tiene tantissimo all'animale, non è pronto ad accettare che stia morendo. In passato gli avrei detto di chiudere il cuore di fronte alla perdita, ma ha già sopportato troppo. Vedo la compassione che ha nel cuore, sono fiero dell'uomo che sta diventando, ma devo mantenerlo concentrato affinché sia pronto per i giorni bui che ci attendono. Questo, ragazzi, è il lupo, chiaramente, di prima, che è morto. Specchi e Svanna, non molto tempo fa abbiamo salvato un branco di lupi dei banditi accampati al lago dei Nove. Nonostante le mie raccomandazioni, Atreus ha deciso di dare loro un nome. Con questi due a trainare le slitta, adesso spostarsi è molto più semplice. Quindi questi sono i nostri due lupi da slitta e Mimir lo conosciamo bene. Mimir ha vissuto con noi sin dal nostro ritorno a Jotunheim. Raramente ha chiamato qualcuno amico, ancora meno fratello, ma ora facciamo affidamento sulla saggezza e consigli dell'uomo più sapiente del mondo. E poi è molto compatto e non consuma risorse preziose. Perfetto, nemici Freya. Vabbè, Baldur, non mi piace la morte di Baldur. Se avesse permesso di uccidere Freya avrebbe portato avanti tutta la sua missione. Il suo destino non sarebbe cambiato. Non mi aspetto che Freya accetti il fatto che fosse necessario. Probabilmente ci darà la caccia finché uno di noi non sarà morto. E anche Magni e Modi, figli di Thor, ci hanno inseguito nel nostro viaggio. Magni era forte ma arrogante fino all'ultimo respiro. Modi si è dimostrato codardo, ha provato pena per lui nei suoi ultimi istanti. Sembra che gli dei Aesir non siano molto propensi al perdono. Sono sicuro che dobbiamo ancora pagare le conseguenze del sangue che abbiamo versato. Perfetto, questi sono i nemici, ragazzi. Poi abbiamo le risorse, che non abbiamo ancora un cazzo, e appunto il bestiario, e non abbiamo trovato ancora niente. E le lezioni, vabbè, queste sono chiaramente lezioni sulle mosse e quant'altro. Aspettate, vediamo un attimo. Ok, questo è il nostro graficone, no? Famosissimo graficone, dove abbiamo il livello del nostro giocatore in alto a sinistra. Se non ce lo togli magari. Ok, in alto a sinistra, la forza, difesa, beh adesso chiaramente facciamo abbastanza schifo, e vitalità, forza runica e quant'altro. E abbiamo il nostro appunto scudo abbastanza basico e la nostra ascia abbastanza basica. Poi sicuramente nel corso del tempo ne sbloccheremo diversi. E ok, vabbè, poi stanno. Ok, vedete lo scudo, i vari dettagli. Ok, poi armature, ma non abbiamo chiaramente niente adesso, ragazzi, quindi purtroppo c'è poco da vedere. L'albero delle abilità, ovviamente. E da dove posso. Sì, ho capito, però mi fa iniziare, scusami, Ah, non mi fa vedere niente, a posto. Non ci fa muovere l'albero di abilità, probabilmente perché più avanti, quando sbloccheremo le cose, lo faremo. Ci dà la possibilità di, chiaramente, sbloccare i punti che vorremmo, i miglioramenti che vorremmo. Questa è la mappa, chiaramente, tutta coperta. Abbiamo appena iniziato. La via, ritraccia Atreus. Ok, queste sono le missioni. E... Atreus è ancora tornato a casa, inizia a preoccuparmi, seguirò le sue tracce. E favori, ancora niente. Codex, ok, sono gli appunti, appunto, quello che dicevamo prima, gli amici e i nemici. Ok, adesso, ok, questo si para,
Con questo il calcio, con questo così, io non mi ricordo, scusate, che voglio menare. Baldur è troppo instabile. Atreus non lo farebbe. Ah, ok. Ok, e così la mettiamo dentro. Perfetto, ragazzi. Allora. Pensi che abbia preso una scorciatoia nel regno tra i regni? No, le pietre sono al loro posto. Qua cerchiamo di capire dove dobbiamo andare. Probabilmente di qua. Ok, scusate ragazzi, io cerco un attimo di... Ah, questo per lanciare. Ok. E colpo pesante. Non è stato aperto. Anche qui niente impronte. Scusate, ma impronte ci ha lasciato da qualche parte sto cristiano di qua. Vediamo. Le impronte vanno verso il fiume ghiacciato. Probabilmente è lì che l'ha sepolto. Qui niente. Il fuoco è quasi spento. Dove potrebbe essere andato da qui? È qua dietro. Si è infilato qui. Ok, feedback aptico, chiaramente. Sugli attacchi pesanti il feedback del joystick si sente parecchio. Più del solito. Bellissima sta cosa. Sogno il passato, quasi ogni notte. Ah, i brutti vecchi tempi in Grecia? No, sembra che Fei voglia dirmi qualcosa. Non mi starai dicendo che parli di nuovo con gli spettri? No, ma questi non sono semplici ricordi. L più R3. Ah, ok, perfetto. Cerchiamo un attimo di fare un po' di corsetta. Ok, così ci rotoliamo. Parla chiaro, fratello. Le tracce si fermano qui. Bene. Chi cazzo è? E non siamo soli. Non te pareva. Ok, si parte subito all'arrembaggio. Aia. Ok, parti subito di scudo. E via. Dove sta il bandito? Eccoli qua. Dopo controlliamo anche i banditi. Ok, ancora mi ricordo come si fa, A sinistra, fratello. E vaffanculo. Bandito a sinistra. Aia. Oh, e me lasciate in arrivo da dietro. Me lasciate in pace. Sì, ma come cazzo. Ah, ok. Scusate ragazzi, mo ci morimo perché sicuramente dietro di te. Dai, dai. Ok. Dannati banditi. Madosca, ragazzi. Cerchio protettivo. C'è un albero più avanti, no? Ce la siamo vista male male, ma il discorso è perché un attimo recuperare metodi di combattimento. Boh, mi ricordavo qualcosa, ma ok, pietre curative. Prendiamole subito. Quindi avevi ragione. Il cerchio è rotto. Ok, perché con questo è leggero. E con questo è pesante, ok. R1 e R2. Ovviamente se vogliamo fare combo dobbiamo alternarli. Io invece stavo a fare solo pesante. Fratello, là. Un animale morto. Una lotta. Troviamo Atreus. Sì, agli animali e ai banditi potrebbe aver cercato un riparo. Seguiamo il sentiero, vedrai che lo troveremo. Lo dici tu? Proviamo. Ragazzi, veramente non si passa. Spettacolare questo gioco, eh? Si conferma un titolone. Non lo troveremo così. Cerchiamo quella scia di sangue. Ok, pezzi d'argento. Questo. Cioè, proviamo. Non si sa mai. Allora.
Il sentiero continua dall'altra parte, se riesci a liberare la strada. Sì, ok. Chiaramente questo, ragazzi, è tutto tutorial per rifarci. Il ragazzo si è andato via. Abbiamo litigato. Per lui mi... Un attimo di capire i comandi, È la cosa giusta da fare, dato che hai ucciso tre dei suoi. Arriverà alla resa dei conti. Ecco perché Atreus deve imparare a cavarsela. Oh, parli della profezia. Solo perché ti sei visto morto su un muro dei giganti pieno di profezie altrimenti accurate. Io non credo nelle profezie. Bene, allora. Giriamo, ragazzi, perché qua si trova buona roba sempre, eh? E poi roba che ci serve per sbloccare varie cose. Ok, avanziamo. E tu ci credi alla profezia? Sono scettico per natura, ma abbiamo visto cose che non so spiegare. Quindi, pur essendo l'uomo più sapiente del mondo, non ne ho idea. Bene. Chi cazzo è? Aia. Prepariamoci al combattimento, eh. Tieni premuto triangolo per congelare l'ascia e potenziare il successivo attacco in mischia o a distanza. Sì, lanciamogli un paio in faccia. Uno secchiamo e secchiamo pure il secondo. Qualcun altro se ne fa sotto? Così, per dire, eh? Senza nessun tipo di cosa in particolare. Pezzo di fango! E me fai gli scherzi. Sto pezzo di fango. Buono. Ok, questi chiaramente fatto un bel fuocherello. Aia, eccoli ancora. Dai, e via, a casa. Ok, dov'è finito quel sentiero? Bella domanda. Allora, qui abbiamo preso, mi sembra abbiamo visto tutto. Abbiamo girato tutto quanto. Andiamo verso di qua. Qui c'è un morto per terra. Tocca andare di qua, ecco qui. Aia. Chi cazzo sei tu? Aia! Bandito, a sinistra! Ma guarda tu che pezzi di merda che siete! Ma che pensi di farmi paura? Ragazzi, questi ti imboccano proprio così a destra e a manca come dei grandi infami, eh! Devono avere un accampamento. So cosa stai pensando, Frank, direi anch'io. Ma Atreus è in grado di cavarsela. Gli ha insegnato bene. Me lo dice spesso. Portacci loro, via, non boccano, fanno. E stai calmo, amico mio. Buono. Fanno una roba interessante. Niente. Buono, ferro battuto e pezzi d'argento. Questa roba, ragazzi, ci servirà poi per costruire armature e torce. E le tracce vanno in quella grotta. Comprare armi, potenziare armi, entrare senza farci notare, magie e quant'altro. Ragazzi, ripeto, gioco bellissimo, proprio niente da dire, proprio stupendo. O puoi fare quello. Ecco.
Noi adesso dobbiamo andare là, scusate, mi fatemi vedere un attimo di qui, che cazzo ci sta? Ah, no, niente, perché noi veniamo da là, ok. Avanziamo. Sono i banditi da cui hai salvato i lupi. No, questi non sono qui da molto. Questi sono solo dei pezzi di merda e basta. Scatta con. Ah, scatta da una sporgenza. Una volta in aria, premi R1 per sferrare un attacco. Morte dal cielo. Ecco, proprio quello che volevamo fare. A destra! No, mercoledì, non abbiamo fatto. No, volevo fargli la superona. E noi l'abbiamo fatta. Dai, su. Cioè, te faccio rimbalzare. No! Oh, questo era, ragazzi. Volevo far vedere. Giustamente. Ci ho messo un attimo, ma ve l'ho fatto vedere. Spacca tutto. Distruggi tutto quello che c'è da distruggere. Qua c'è questa roba interessante. Ok. Osso sanguinato. A sto gioco, ragazzi, demolite sempre qualsiasi cosa, perché ogni cosa c'ha roba che vi può tornare utile. Ok, qua abbiamo preso energia. Arugazzo de manna. Allora, noi veniamo da lì. Scusate, eh. Non per altro, ma che è qui. Ok, niente di che. Qualcuno ha incontrato l'orso. Aia. Fuoco dall'alto! Sì. Ok, dov'è? Tu farei pure fuoco dall'alto, ma io te lancio una scia in faccia che te faccio ricordare come ti chiami, eh. Mica c'ho problemi. Bene, ragazzi. Come vedete, fluidità e dei movimenti, dei combattimenti indiscutibili. Sono veramente le cose indiscutibili di sto gioco. Bello, d'azione, fluido, storia interessante, colonne sonore eccezionali. Veramente, a primo impatto, un gioco veramente a cui non si può non giocare. Merita il vostro tempo, la vostra attenzione. Vai, sali. Che cazzo è? Dove sta? Un altro bandito a sinistra. No! Mi spiace lancia sorda però. E boh. Lei un attimo. Atreus, sei qui? Beh, No. direi che è meglio così.
Usciamo da qui. Il sentiero torna fuori. Dovremo salire in cima per ritrovarlo. Volevo farvi vedere una bella fatality. Forse Atreus è venuto qui in cerca di Cradossiana, ma non ci sono ancora riuscito. Spero nei prossimi minuti di riuscirlo a fare. Tutte le furie, direi. Pensi che l'orso inseguisse Atreus? O forse l'orso era ferito e Atreus lo inseguiva per aiutarlo. Sai com'è fatto il ragazzo? Ok. Guarda, cassa attenti perché non sa mai. Ecco. Atreus, dove sei? Aia. Merda. Aia. Aia. Cioè, abbiamo trovato l'orso o viceversa. Ecco, arriva. Che merda, quanto sei tosto, figlio mio. Aia. Bello tosto, eh. Aia. Ho capito. Sembra arrabbiato. Cioè, prendi energia, va. Aia. Ora è finita, orso. Oh. Vai. Forza, prima che calpesti ancora. Prendite questa, va. Ira de Kratos. Se magari la facciamo. Ammazza, l'avevo già finita? Sira? Questo va. Tosto, ragazzi. Tosto vero. Più altro c'ha un botto di energia. E noi ogni botta che gli diamo, noi gli togliamo una minchia. Magari se non ce le abbiamo tutte. Dietro di te. Aia. Proprio lì, evo. Prendilo, sta facendo. Vai, vai, vai. Aprilo bene. Ammazza, questo non è un orso. Non ci siamo manco morti, ragazzi. Per essere il primo mostro, diciamo che ce la siamo cavata bene. Atreus. Atreus. Che cazzo ci facevi dentro l'orso? Atreus.
Oh, cosa? Ci vogliamo pure noi. Cos'è successo? Non te lo ricordi? Ho sepolto Fenrir. E poi... non lo so. L'orso l'ha mangiato, probabilmente. Ero molto triste. Ed ero arrabbiato... e impaurito. Mi ricordo che... correvo. C'era un orso. E mo non ci sta più. Caricava. Avremmo seccato. Caricavo anch'io. Sarà stato un sogno. Le tue emozioni ti hanno trasformato. Ecco. Io non sapevo di poterlo fare. Manco noi. Era lui, era. Tu credo. Non hai fatto niente. Ti saluto trasformato in un orso. Perfetto. E ci volevi sfondare il culo, però. Perciò il tuo addestramento non va interrotto. Non conosciamo l'entità dei tuoi poteri. Sarebbero pericolosi. Senza disciplina né controllo. Mi hai già insegnato la disciplina. Pare che no. Ma io voglio di più, voglio risposte. Risposte che tu non hai. Risposte che aveva tua madre. E che ha tenuto per sé. E se qualcuno potesse aiutarci? Qualcuno che può darci risposte sui giganti e su chi dovrebbe essere Loki? Atreus. Non sarebbe utile capire cosa diventerò? Atreus! Ascoltami. Avrei potuto ucciderti. Effettivamente. Finché non saprei controllarti, non correremo inutili rischi. Anche non fare niente è rischioso. Me l'hai insegnato tu. Smettila di pensare da padre e prova a pensare da generale. No! No. Lei è bel cicatricione che c'ha sulla pancia. Bene ragazzi, un bel trofeino. Ok, si rigenera automaticamente nella piccola quantità dopo una lotta se Kratos è stato ferito. Ma noi qua avevamo le perline verdi che chiaramente sono benché minimamente sparite. Ragazzi, che cosa dirvi? Io finirei... Appunto, ascoltate, eh. Vai, una volta sveglia. E ancora. E via. Ciao. È stato bello, albero. Vogliamo parlare del fatto che è diventato un orso? È necessario? Non ora. Ripariamo il cerchio di protezione e torniamo a casa. Che cos'è successo al cerchio? Sei stato tu. Sei distrutto. Non ti sto incolpando, Atreus. Beh, con quella voce... Madonna, comunque, lui è simpatico, tutto quello che pare, ma rompe pure un po' i coglioni sto ragazzino, eh. Cioè, io voglio bene, ma... Aia. Allora, usa quadrato per ordinare al compagno di attaccare le frecce infliggono assorbimento aggiuntivo e ricaricano col si ricaricano col tempo. Il numero di frecce si trova all'angolo in basso a destra. Attendo il tuo via, padre. Aspetta un po'. Famo così. Testa proprio. Bandito, a sinistra! Ancora? Addio. Muove in arrivo! Si va lontano proprio. Ok, vabbè. Ancora parli.
Ok. Allora, ragazzo, tralasciando le tue abilità linguistiche e di mentalismo animale, hai altre capacità magiche da riferirci? Non proprio. E con Fenrir? Che intendi? Quando meraviglioso. È morto l'incantesimo. No, io non... Ma c'era una luce. Non so di cosa tu stia parlando. Forse è per via del Fimbulwinter. Può capitare, l'ho visto. Ok, penso stiamo ritornando verso dietro. Sì, infatti. Oh, riconosco dove siamo ora. Ma sai, ha fatto flash. È tuo, Atreus. Davvero? O è tuo o di qualche tua preda che hai trascinato, direi. Non so se questo mi fa sentire meglio. Quindi vedi un po' di non fa cazzate più perché... Chi è? Che rompe i coglioni? Questo. Qualità magiche di Atreus tornano sempre utili. No, chi è? Se... Ah, gli orsacchiotti sono. Tranquilli, orsacchiottini. Io non intendevo. Ecco, gli ha sfondato la madre. Non contano le intenzioni, solo le conseguenze. Cosa... Cosa possiamo fare? Andarcene, direi. Niente. La natura farà il suo corso. Ormai. E ci abbiamo un orsacchiotto per amico? Secondo me questi qua ci ribeccheranno un futuro e si incazzeranno pure perché abbiamo ammazzato la madre. Comunque, torniamo al volo, ragazzi, indietro. Tempesta in arrivo. Non faceva già freddo? Ci siamo quasi. E ci salutiamo. Chi cazzo è? Mamma mia, ancora! In alto! Fuoco in aria! Aia! Giù! Pure dietro. Bandito, a sinistra. Vai, uno, dos, tres. Un passito ballante, Maria. Oh, una bella steccata in faccia. Finalmente sono riuscito. E questa è l'altra. Ok. Erano molti. C'è voluta tutta la notte. Già ammazzati diversi io comunque, amico mio. A volte vorrei che il tempio di Tyr funzionasse, così potremmo uscire da Midgard. Il Fimbulwinter affligge tutti i regni. Ok, ma com'è possibile che siano peggio di così? Bella domanda. Bellissima domanda. Dai, torniamo verso dietro. Ehi, va. Ok. Non hai paura tu. Sei coraggiosa. Brava, cucciola. Siamo tornati a casa, ragazzi. Ci sa fare con loro. Non mi sorprende. Ragazzi, direi che la nostra avventura, il nostro assaggio di God of War Ragnarok può terminare qui. Io vi ho fatto vedere, come vi ho detto all'inizio del video, un po' di gioco, combattimenti, movimenti,
insomma, la struttura, grosso modo, del gioco, secondo me è un gioco stupendo, va giocato per bene. Sicuramente, ripeto, vi porterò delle live dove continueremo a giocarci e niente, vi posso dire che è un gioco sensazionale e se avete la possibilità provatelo, giocateci perché fluidità di movimenti, combattimenti, un gioco fluido che si porta avanti da solo, ci giochi 3 ore e non te ne rendi conto, una storia intrigante, interessante, commovente in certi casi, quindi consigliatissimo ragazzi, ve lo consiglio veramente. Tanto detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto, che abbiate apprezzato la novità, come spesso succede sul mio canale. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi e mettete un bel like. Io vi do un saluto e appuntamento al prossimo episodio. Ciao!